Salve a tutti. Mi chiamo Murmux. E sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Roma. Appartiene agli immigrati. No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Minecraft. Appartiene alla Domin. Io rifiuto queste risposte. E, per l'ultima delle tre cose, scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo il griefing. Un mondo in cui un artista non debba temere la censura. Dove il giocatore non sia limitato da ridicoli moralismi. Dove il grande viene sconfitto dal piccolo. E col sudore della vostra fronte, il griefing può diventare anche il vostro di passatempo. Passatempo che è tutt'altro che morto. E molti lo stanno già dimostrando. Ora, dopo tanto tempo, anche io ho deciso di ributtarmi nella mischia. Ragazzi, continua a piacermi un sacco come un tempo questo modo di giocare. Spero, anche se il tempo a mia disposizione è ormai pochissimo, di riuscire ancora a fare qualche griffata. So che ultimamente ho dato buca a molti di voi, ma spero almeno di fare cosa gradita pubblicizzando il nuovo forum dei griffers italiani. Trovate il link in descrizione ed in sovraimpressione ora. Durante l'ultimo anno, la community ha perso parecchi elementi validi e vitalità, anche a causa di una certa società di hosting che ha portato con le sue politiche alla chiusura del vecchio forum. Ma la vendetta, non temete, sta per arrivare. Ora veniamo alla griffata di oggi. Sicuramente vi sarete chiesti come mai questo titolo e questa introduzione più curata del solito. Andiamo per punti. L'idea dietro l'introduzione di questo video non è propriamente farina del mio sacco, ma è una parodia di una ben più famosa introduzione, di un videogame che ha fatto storia. Visto che giocare con i propri iscritti è ormai di moda su YouTube, vi invito a indovinare da quale gioco ho preso spunto e scriverlo nei commenti. Il primo che indovina, vincerà un calcio in culo. Agagagaga. Tornando seri. Il server di oggi è uno dei server taubni più famosi d'Italia. Dragonborn. Questo mondo è protetto fino al midollo. Infatti non è possibile distruggere nulla al di fuori del proprio lotto cittadino e gli admin ci nerdano dentro come i nostri vecchi amici di Vanilla Puro. Come potete vedere però, nerdaggine e stupidità vanno spesso d'accordo. Taubni infatti è stato impostato solo per proteggere dall'azione diretta dei player, dalle esplosioni e dal fuoco. Lava e acqua invece sono state lasciate in libertà. I miei complimenti. Per essere fra i primi server in Italia siete stati fin troppo facili da griffare. È stato sufficiente entrare alle 6 del mattino e pietrificare ai confini del mio lotto per farvi fuori mezza città. Non ci resta che capire quale ragione ci sia dietro il titolo del video. Ecco come sono andate le cose. Tutto è iniziato con la mia idea di entrare nel server in modo poco appariscente. Ok. Forse ho un po' esagerato con quel palazzone alto 250 blocchi. Ma che volete farci? Per me la Murmux Tower ha il suo fascino. Su Vanilla Puro è stata un successone, mica non potevo riprodurla anche qui. Ovviamente per fare questo palazzone non ho nerdato, e chi mi conosce da più tempo sa che nel mio canale c'è una guida per fare questi ecomostri in pochi minuti. In ogni caso ho dovuto acquistare un lotto in città spendendo 1000 sudate monete ottenute abbattendo alberi. E non solo. Ho dovuto pure pagare tasse per 100 monete al giorno prima della griffata. Ma, dopo aver iniziato a costruire tutto ciò, mi sono chiesto. E se disgraziatamente mi sconnettessi per mesi dal server, senza quindi lavorare per pagare le tasse? Cosa succederebbe al mio lotto? Sia chiaro. Se non paghi le tasse vieni cacciato dalla città e ti pignoriamo la casa. Grandissimi figli di... Come vi permettete di lucrare sui vostri giocatori?
Banda di strozzini, ora ve la vedrete male. Alle 8:30 del mattino non si erano ancora accorti del grip, decido quindi di chiamare io un mod. Ma il primo a soccorrermi, nonostante il mod fosse online, è stato un altro giocatore. I dialoghi di adesso sono incredibili. Secondo me è stato quello del Pillar. Mo chiamo il sindaco. Dai che forse ci arrivi che sono stato io. Speriamo sia online. Mi sa che speri male. Per togliere sta cosa, si consumeranno molti picconi. Ragazzi, non ci posso credere. Un server così grosso è gestito così di merda. A fine griffata ho chiesto anche sul forum se davvero non avessero un backup. La loro risposta dovrebbe stupirmi. Il server ha dei backup e ha una copia delle aree protette, ma i backup non sono disponibili per le città. Comunque credo sia stato un assistant, cioè un moderatore della Tauvna a fare questo. Sì sì certo. È sicuramente così. Ragazzi, non vedevo in questo modo da mesi. Finalmente è arrivato un mod. Mi sa che stavolta mi sgama. Ehi. Sei sicuro che fosse lo stesso IP? La vecchia tattica di riavviare il modem lo fregherà. Mod, è inutile che guardi lì, sono passato prima io a togliere la lava da quel punto. Guarda Murmux. Si vede che sei stato tu a togliere e piazzare. No. Non è vero. Admin, non sono io il colpevole. Sono innocente. Non mi banni, la prego. Farò il bravo la prossima volta. Bannato permanentemente. Solo se credi sia stato un errore, compra lo sban. Cosa ho letto? Per favore, datemi uno schiaffo in faccia per svegliarmi. Solo se pensi sia stato un errore, compra lo sban. Ma siamo scemi? Fatemi capire, questi cercano di spennare pure tutti quelli che bannano. Per curiosità, quanto costa questo sban? Cosa sto leggendo? 13 euro. Neanche i soldi finti, questi vogliono la grana vera. Che vergogna. Mi aspettavo di trovare la solita bestemmia ignorante nel bar, non questa grabbata. E c'è pure chi ci ha speso 80 euro in questo shop. Notare poi che i 13 euro in teoria te li chiedono anche se ti bannano per errore e vuoi rientrare. Quasi quasi vado a protestare sul loro forum. Iniziamo a trollare pure sul loro forum. I paragoni che hanno cercato di fare nei post precedenti col capobastone ve li risparmio, vi porto invece subito alla chicca finale. Non chiedetemi come mai, ma questo utente alla fine ha deciso di rispondermi in uzbeko tanto che deliraga. O almeno l'uzbeko è la lingua del prossimo messaggio secondo il traduttore di Google. Per me, sei solo un pazzo, mi sento bene con se stesso, si sente male dell'uomo. Questo si chiama sadismo, ma io vi dico, occhio per occhio e dente per Hammurabi. Vediamo l'ora di futuri incidenti. Città Griffers insopportabile, e io non lo tollera. Se si deve guardare le spalle, perché il nemico? Poveretto. Deve essergli venuto un ictus. Per finire, qualche messaggio a caso. Ho notato solo poco dopo il griff questo messaggio nella bacheca del forum riguardo delle torri di lava ed acqua nei lotti. L'ultima perla è nel regolamento. In pratica gli admin possono non solo chiedere a euro ai bannati per rientrare nel server, ma anche griffare e rubare nei lotti delle persone sanzionate. Ma sgus, perché solo gli admin queste cose possono farle? Usurai, vandali e ladri. Per chi volesse griffare questo server trovate l'IP in descrizione ed in sovraimpressione ora. Il server è cracked. Detto questo, vi do il solito arrivederci alla prossima.